descrivere senza parole. Dario Villasanta per voi si trova in quel di Vergato, nell'Appennino bolognese. Ora, a parte che io qua ci abito, io ho scoperto con sorpresa che dopo il Salone del Libro di Torino, dopo i drammi di Casal Bruciato, sulle pagine di tutti i giornali nazionali c'eravamo noi, ma soprattutto lui, il Fauno. Chi è il Fauno? Il Fauno è una statua che hanno appena scoperto qui a Vergato, che ha voluto la cittadinanza e che ha fatto scalpore per, diciamo così, i punti da cui usciva l'acqua, cioè il batacchio, in poche parole. Ora, stranamente adesso il batacchio non sprizza più. Se Federico non va troppo lontano senza avvisarmi, se no non mi sentite. Ma il punto è un altro, non è quello lo scandalo, perché siamo pieni in Italia di statue nude. Il punto è che cosa è successo? È arrivato un senatore della Repubblica, soi-disant, o comunque purtroppo eletto, dicendo che era una cosa blasfema da ricoprire con una colata di cemento. E fin lì, visto che le cazzate le dicono tutte gratis, ne sentiamo tutti i giorni, non è quello il problema. Ma è arrivato anche un esorcista, o qualcuno detto tale. Qualcuno dice che fosse uno spogliarellista di Rimini, io non lo so. È venuto qua qualcuno a fare una specie di rito di esorcismo. A questo è seguito il vandalismo dello sfregio con delle secchiate di schifezza sulla statua, perché la gente è incivile, perché sono degli imbecilli, no? Perché è facile prendersela con una macchina o una statua, non li possono menare, se ero io magari, o sarà lui o sarà qualcun altro, si potevano difendere. La statua non si può difendere se non mostrando che ha qualcosa che magari queste persone non hanno, cioè l'uva, diciamo così, l'uva, il grappolo d'uva, e queste persone non hanno. Allora, che possa piacere o non possa piacere, questa statua rappresenta proprio le leggende, le tradizioni che descrivono l'Appennino, il rapporto con l'acqua, con la natura, le leggende che impregnano proprio la cultura appenninica, i folletti, il Fauno appunto. Chi si scandalizza per una cosa del genere, contento lui, se non ti piace, contento te, va bene. Ma insomma, com'è, come non è, questa cosa è diventata famosa in tutta Italia. Qui a Scrivere Senza Parole il nostro motto è leggere oltre le storie. Andiamo a vedere quante statue così abbiamo in Italia che ci fanno guardare oltre, del Michelangelo, i bronzi di Riace, lasciamo stare tutti i dipinti, allora la Venere di Milo, allora le tre vergini. Signori, solo il senatore Pillon poteva dire una cazzata del genere. Quindi, amici di Scrivere Senza Parole, per leggere oltre le storie, questo è il Fauno, questa è la fierezza dell'Appennino, perché no, anche questa. Io vi saluto, alla prossima, ciao!